ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Benvenuti da Ombretta e da Enzo. Su Arte per te, qui c'è l'imboscato Enzo che oggi insieme a me farà il video. Oggi infatti festeggiamo, ci prepariamo insieme a festeggiare il carnevale. Siamo tutti contenti, siamo tutti che onduliamo qua, sta fermo, se no loro viene da rimettere. E allora ragazzi, oggi faremo insieme delle mascherine di carnevale semplici semplici, adatte per i nostri bimbi. Ideali per le maestre che vogliono regalare un giorno speciale a tutti i loro allievi, o per le mamme con tanti bimbi, o per chi organizza una festa in casa di carnevale. Vedrete una mascherina semplicissima da fare, magica per i bimbi e totalmente innocua. Vi ho incuriosito abbastanza? Allora spostiamoci sul piano da lavoro e andiamola a fare insieme. Ed ecco l'occorrente per le nostre mascherine di carnevale fatte con la polenta. Quindi innanzitutto un pacchettino di polenta. Questa della Lidl costa appena 50 centesimi ogni mezzo chilo, quindi è convenientissima. E queste qui le bacchette. Non si vedono? No, queste non servono, sono le bacchette magiche di Enzo. Allora, poi una matita, un pennellino vecchio che potete sostituire con una siringa senza ago, naturalmente, della Vinavil, una fustellatrice, facoltativo dello scotch o dello scotch di carta, dei cartoncini, alcuni per fare proprio le maschere e uno ci serve anche per fare la sagoma delle mascherine. E poi un paio di forbici e un vassoio in cui appunto creare le nostre mascherine. Tra un po' capirete il perché. Come prima cosa creiamo proprio la sagoma della mascherina che più ci piace. Io farò un modello per femminuccia e un modello per maschietto, ma voi potrete sbizzarrirvi veramente come più vi piace. Ah, naturalmente, naturalmente manca l'elastichino tra le cose che vi ho detto, ma quello va da sé, che dovete trovare anche un filo di elastico, lo trovate in qualunque merceria. E adesso facciamo la sagoma, che troverete sulla pagina Facebook di Arte per te nell'album La mascherina di carnevale con la polenta. Il link lo trovate qua sotto nel box informazioni, vero Enzo? Sì. La mamma ora fa una bella maschera da maschietto. Che ne pensi, Enzo? Sentiamo. Allora, una maschera da maschietto io la faccio un po' più monella. È una maschera tipo quella di Flash, un po' da supereroe. Disegnate lo spazio per l'occhio. Così, in maniera molto abbozzata. Certo, l'occhio deve venire nel posto giusto, se no. E ritagliate questa metà maschera che poi riporteremo in maniera speculare sui nostri cartoncini. Allora, una volta ottenuta la mezza sagoma, la ricalcheremo da una parte e dall'altra in maniera speculare e così avremo la sicurezza che la maschera verrà uguale da entrambi i lati, ma adesso lo vedremo insieme. Intanto facciamo anche la mascherina per la femminuccia. Anche questa sagoma ovviamente la troverete sulla pagina Facebook nel medesimo album, ok? Ritagliamo anche questa. Avute le due sagome della mascherina da femminuccia e della mascherina da maschietto, come vedete, questa più a farfallina, questa più tipo Flash supereroe, adesso dobbiamo semplicemente riportarle sul nostro cartoncino. E allora fare così. Uno. E una volta ricalcata questa metà, basta riportare dall'altra parte e ricalcare l'altra metà. Giusto Enzo? Sì. Adesso ricalchiamo la mascherina da femminuccia che faremo sul cartoncino rosso. Stai fermo, zio. Da una parte, quindi giriamo e facciamo anche dall'altra. Si sento bravissima mamma. Grazie figlio. Anche tu stai stando buono buono e sei bravissimo. E voilà, mascherina per femminuccia, non so quanto si possa vedere, vediamo un po', forse così, e mascherina per maschietto. Adesso con molta pazienza ritagliamole. Il centro potete eliminarlo o col tagliabalza o con una forbicina, bucando dal centro e poi recandovi verso i bordi.
Giunti a questo punto, quello che avremo saranno due mascherine così. Naturalmente gli occhi, calcolateli sulla larghezza degli occhi dei vostri figli o in generale, se dovete fare delle mascherine per tanti bimbi, mi raccomando, fate questi buchi belli grandi, così che possano essere adattate a diverse forme di viso e di occhi e a diverse grandezze di facce. Adesso prendiamo la nostra fustellatrice e pratichiamo dei fori proprio accanto agli occhi. Da qui passerà il nostro elastico. Se vogliamo rinforzare questa zona, perché sarà messa veramente sotto pressione, o mettiamo prima di forare un pezzettino di scotch, o se come me avete dei salvabuchi, sono proprio quello che fanno al caso nostro. Vedete questi tondini che si mettono di plastica, che si mettono attorno al buchino praticato e lo rendono bello tenace alle sollecitazioni. Olè! Questo sarà il retro della nostra mascherina. Buchi praticati e protetti in entrambe le mascherine, possiamo procedere con la parte divertente. È il momento di prendere la Vinavil e il pennellino, oppure la Vinavil e la siringa. Noi ne faremo una in un modo e una in un altro, in modo da vedere anche le differenze. Caricata la nostra siringa a Vinavil, piano piano versiamo il contenuto su tutti i bordi, così, piano piano, Sì, la Vinavil deve rimanere a cordoncino, deve rimanere bella evidente. Ok, a questo punto arriva la parte divertente e allora vado a chiamare Enzo che si era un attimo stancato e vedo se la vuole fare lui. Allora, prendiamo la nostra polenta e buttiamola qua sopra, Enzo, prendila. Dai, con la mamma, bravo, prendi la polenta e buttala tutta sopra. Ma è divertente, vero? Stiamo facendo un pasticcio? Sì. Un pasticcio pasticcione? Non fate caso che dalla polenta escano pezzettini di carta verde, rossi e gialli, perché con questa polenta io la uso per lavorare appunto e fare queste cose con i bimbi. Adesso con la manina, Enzo, dobbiamo fare pa, pa, pa. Qui. Che bravo, qui. Hai fatto papà su tutto? Adesso spolveriamo la manina e facciamo la magia. Bella! Wow, facciamola vedere ai nostri amici. Guardate com'è diventata bella. Tutta ricoperta di polenta, ma è bellissima, Enzo, vero? Questa facciamola asciugare in piano, non su cartone, cartoncino, su fogli di carta, perché l'umido la imbarcherebbe. Su un piano bello liscio, anche in formica, anche in plastica, e vedrete che rimarrà dritta dritta. Adesso facciamo quella per i nostri amici maschietti, vero Enzo? Sì. E la facciamo col pennellino. In questo caso caricate abbondantemente il pennellino. Ora ti faccio salire perché devo fare le linee dritte. Caricate abbondantemente il pennellino e tracciate appunto la linea. Mettiamo la polenta. Prendila. La fai da solo questa volta? Dai, versala. Qui, anche da questo lato, amico. Bellissimo! Bello, vero? Adesso come dobbiamo fare? Piano, amico. Tiè. A battere, non a strisciare, solo a battere. Benissimo, vediamo com'è venuta? Ah, eccola! Ecco, guardatela qua. Eccola qua. Wow, è proprio un carnevale questa! Ti piace? È da supereroe!
Se lavorate troppo al freddo o se ci state tanto a fare disegnini, la Vinavil potrebbe rapprendersi e non appiccicare più la polenta. E quindi, cosa vi consiglio? Diluite leggermente la Vinavil, cioè su 10 parti di Vinavil mettetene 2 di acqua, in modo che sia leggermente più fluida e sia di più a rapprendere. Adesso vi lasciamo le foto e noi ci vediamo di là. Salute Enzino! Ciao! Ciao! Mascherine di polenta. Sicuramente dal video avevate già capito di cosa si trattava. Spero che vi sia piaciuto anche la metodologia di esecuzione. Enzo si è divertito tantissimo con queste manine ponchie. Allora, cosa vi volevo dire? Io ricordavo un video simile di averlo fatto, forse col glitter, però l'ho perso tra i 400 e più video di arte per te. Queste mascherine sono di semplice esecuzione. Come vi dicevo nell'intro, sono del tutto atossiche perché la carta è atossica, la Vinavil pure, ed è biodegradabile al 98%, e poi la polenta va da sé. Se dovesse entrare un granellino dell'occhio darà sicuramente meno fastidio che un granellino di glitter, non pensate? E allora, sbizzarrite la vostra creatività con la polenta, riscopriamo i materiali che abbiamo in dispensa e divertitevi con i vostri bimbi regalando loro un pomeriggio di creatività, vero amore? Sì! Vi ricordo sempre che io vi aspetto con Gabriele e con Enzo, onnipresente, su Due Cuori Una Cappa. Vi metto qui il link per accedere direttamente al nostro canale. Vi aspetto sempre sul mio blog, sul mio Instagram e sulla mia pagina Facebook, dove siamo tantissimi. I link li trovate qua sotto. Lì potrete avere un rapporto diretto con me. E poi, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, un pollice in su, tutto rivestito di polenta, e condividete questo video spammando il mio video sulle vostre pagine Facebook. Forza! Forza, coraggio! Forza, coraggio! Ve lo dice pure Enzo! Aiutiamo Arte per Te a diventare una famiglia sempre sempre più grande. Bene, basta cianciare, piuttosto andiamo a mangiare i cenci! Da Ombretta e da Arte per Te è tutto! Ciao! Saluta! Ciao!